Ora vediamo i modelli eliocentrici, che in realtà furono proposti già dagli antichi greci. Dal V secolo a.C., Leucippo, Democrito, Pitagorici proposero un universo infinito in cui la Terra era solamente un corpo celeste tra molti altri. Già nel IV secolo si ipotizzò la rotazione giornaliera della Terra e quella di Venere e Mercurio intorno al Sole. E poi, verso il II secolo d.C., Aristarco di Samo propose il primo modello completamente eliocentrico, cioè il Sole al centro dell'universo e la Terra che ruota intorno al Sole. Eppure queste cosmologie non ebbero successo perché il senso comune è quello che abbiamo anche oggi, e cioè che la Terra sta ferma. Tutta l'esperienza umana sembra contraddire che la Terra si muova perché non vediamo gli effetti della forza centrifuga, per esempio. Ma proprio i moti del cielo, sia quello giornaliero che quello annuale, ci fa pensare che la Terra sia ferma e tutto l'universo giri intorno a noi. E bisognò aspettare fino alla metà del Cinquecento, quando Copernico ripropose il modello eliocentrico. Nel suo modello le orbite sono circolari e la velocità dei pianeti è costante, cioè vuol dire moti circolari uniformi. Quindi un moto ancora di tipo aristotelico, dove esistono le sfere cristalline che trascinano nei loro moti i pianeti e anche la Terra. Secondo Copernico, la Terra ruota attorno al proprio asse in 24 ore, e questo sappiamo che è giusto e rende conto del moto apparente di tutto il cielo, il moto giornaliero. Poi la Terra gira, sempre secondo Copernico, intorno al Sole in un anno, e anche questo sappiamo che è giusto. E infine Copernico però introdusse un ulteriore movimento che in realtà non esiste, cioè che l'asse di rotazione terrestre, come si vede in questa immagine, cambia la sua direzione nel corso dell'anno. Cioè l'asse di rotazione terrestre non rimane parallelo a se stesso durante il moto di rivoluzione annuale, cosa che in realtà la Terra non fa. In realtà la Terra fa questo movimento conico dell'asse di rotazione, ma ci impiega 24.000 anni. Effetto che causa la precessione degli equinozi, però non è il moto doppio conico annuale di Copernico, perché quello vero avviene in un tempo molto più lungo, 24.000 anni invece che un anno solo. Il modello di Copernico è in grado di spiegare anche lui il moto retrogrado dei pianeti. Questo accade quando la Terra sorpassa un pianeta esterno dall'interno con una velocità maggiore del pianeta. In questa figura infatti vediamo vari momenti, la Terra si trova qua, il pianeta qui, il pianeta va più piano della Terra lungo la sua orbita. Questo è confermato proprio dalle osservazioni astronomiche che i periodi di rivoluzione dei pianeti, come detto in un video precedente, diventa sempre più lungo man mano che il pianeta si trova più lontano dal Sole. Quindi la Terra ha un periodo di rivoluzione più breve rispetto a un pianeta esterno. Quindi la Terra supera il pianeta esterno dall'interno e nel momento in cui lo sorpassa sembra apparentemente che il pianeta vada indietro. Infatti vediamo che il pianeta è visto sullo sfondo delle stelle fisse in questa posizione 1, poi quando la Terra arriva in posizione 2 il pianeta anche è in posizione 2 e il pianeta si sposta sullo sfondo verso sinistra 2, 3, ma a un certo punto 4 e 5 il pianeta sembra tornare indietro sullo sfondo delle stelle fisse. In realtà questa è solo una illusione ottica prospettica perché il pianeta non fa il moto retrogrado, cioè il pianeta prosegue di moto circolare uniforme lungo la sua orbita. Quello che sembra tornare indietro è la sua proiezione visiva, cioè la sua proiezione sullo sfondo delle stelle fisse. Quindi, a differenza del moto retrogrado del sistema di Tolomeo, che era un moto retrogrado vero, in quanto il pianeta veramente tornava indietro per un tratto, perché si muoveva sull'epiciclo che a sua volta si muoveva sul deferente, quindi il pianeta faceva tutti questi riccioli e tornava veramente indietro. Invece nel modello di Copernico il pianeta non descrive veramente nella realtà il moto retrogrado, ma il moto retrogrado è il movimento apparente del pianeta visto dalla Terra e proiettato sullo sfondo delle stelle fisse. In questo file, che si chiama Moto retrogrado dei pianeti, abbiamo di nuovo le due spiegazioni, il modello di Tolomeo, l'epiciclo e il deferente, e il moto retrogrado vero che fa il pianeta, che si sposta in direzione est, ma poi torna indietro per riproseguire in avanti. Stessa cosa in questa figura che è come l'animazione virtuale in internet che abbiamo visto in un video precedente.
Nel modello di Copernico, invece, il moto retrogrado abbiamo detto che è un moto apparente che descrive la proiezione del pianeta sullo sfondo delle stelle fisse. La Terra supera il pianeta dall'interno e il pianeta sembra andare indietro. La stessa cosa la vediamo qua, la Terra supera il pianeta dall'interno, il pianeta risulta proiettato in posizione 1, poi 2 e piano piano torna indietro per poi proseguire di nuovo in avanti. Lo vediamo anche qua, la Terra che supera il pianeta esterno dall'interno e la proiezione del pianeta a grande distanza sullo sfondo della sfera delle stelle fisse è questo movimento qua con il moto retrogrado. Vediamo infatti il moto diretto è questo colorato in rosso, poi diventa moto retrogrado colorato in verde e poi riprende il moto diretto sullo sfondo delle stelle fisse. Quindi è un moto apparente in quanto la Terra supera il pianeta dall'interno, ma il pianeta in realtà procede di moto circolare uniforme. Stessa cosa in quest'altra figura, la Terra supera il pianeta dall'interno, il pianeta assume queste posizioni, cioè la sua proiezione sullo sfondo delle stelle fisse, posizione 1, 2, 3. Qui c'è il moto retrogrado, 4, e poi prosegue il moto diretto, 5, 6, 7. E infine la stessa cosa ancora in quest'altra figura, Sole, la Terra in posizione 1, 2, 3, 4, 5 e così via, Marte che va più piano della Terra, come si vede dal fatto che le posizioni descritte da Marte sono più ravvicinate, quelle invece attraversate dalla Terra sono più distanziate perché la Terra va più veloce di Marte, supera Marte dall'interno e Marte risulta proiettata in posizione 1, poi 2, 3 e poi qui inizia il moto retrogrado, 4, 5 e poi di nuovo il moto diretto, 6, 7.